Venezia, Palazzo Pisani Moretta, siamo con la violinista Anastasia Petrisciak, una delle giovani promesse della musica classica, una grande interprete del violino che ormai è nota in ogni parte del mondo, ha impegni internazionali. E penso che la prima domanda, la più lecita, sia: chi è Anastasia? Oltre che violinista, direi anche musicista, che è un termine un po' più completo. Ho iniziato i miei studi appunto in Ucraina, poi mi sono trasferita qui in Italia, dove ho studiato nelle varie città come Imola, Parma, Bologna, Cremona. Appunto a Cremona ho fatto l'Accademia Walter Stauffer col maestro Salvatore Accardo. Dal 2010 infatti studio in quell'accademia. Ma come sei innamorata del violino? Ho incontrato un violinista che suonava per strada, sempre nella mia città di Ivano-Frankivsk, dove sono nata, e da quel giorno ho capito che avrei fatto la violinista. Quindi un amore a prima vista con lo strumento che poi sta diventando la sua vita. Senta, lei oggi ha tenuto un concerto per la Fondazione Ruby, una fondazione che merita particolare attenzione perché è dedicata alla sicurezza, si dedica alla sicurezza del patrimonio italiano, ma non soltanto quello architettonico, museale. Come mai ha accettato questo incarico e come mai, diciamo così, ha suonato per la Fondazione Ruby? Ammiro molto il progetto che sta portando avanti la Fondazione Enzo Ruby, perché soprattutto in questo momento, in questo periodo, vedere qualcuno che investe nel futuro senza un ritorno economico è veramente lodevole. Mi ha colpita moltissimo la frase che ho letto nel libro della Fondazione, che appunto l'Italia è un museo a cielo aperto. Ed è proprio così, perché in Italia troviamo, in ogni strada troviamo arte, troviamo cultura, in ogni angolo c'è una chiesa oppure un monumento, un'opera d'arte da conoscere, da capire, da valorizzare, ed è quello che fa la Fondazione appunto Enzo Ruby. Mette in sicurezza questo immenso patrimonio che è unico al mondo, possiamo dire così. Ha suonato lo Stradivari 1715, ha suonato i Guarneri. Beh, sono strumenti fantastici, meravigliosi. Ognuno ha il suo carattere, ha il suo vissuto, ha il suo suono da conoscere, da capire e appunto da far ascoltare agli altri. Quindi avere la possibilità di suonare questi strumenti, farli ascoltare agli altri, è un'emozione per me e per chi ascolta. Sono delle macchine da suono che però hanno forse un segreto. Lei riesce già a scovarlo, questo segreto? Diciamo di sì, sto lavorando anche appunto con il Politecnico di Milano e stiamo facendo delle ricerche scientifiche sul suono di questi strumenti, di Guarneri, Amati, Stradivari. Stiamo registrando nella sala anecoica, sala semi-anecoica, questi strumenti e stiamo cercando di analizzare il suono, le differenze. Certo, lei sta facendo qualcosa di molto antico e di molto avveniristico, perché un'antica scuola filosofica greca, operante 5 secoli prima di Cristo, credeva che il suono fosse un numero, che il numero avesse qualcosa con l'anima, che l'anima avesse qualcosa con i sogni, il volo, tutto. Allora le chiedo semplicemente, qual è il suo sogno? Ha un sogno nel cassetto? Il mio sogno è comunque quello che avevo a 8 anni quando ho sentito il suono del violino, che è quello appunto di passare la mia vita a scoprire questa magia della musica, a vivere appunto in musica, perché oltre ad essere un lavoro, oltre allo studio, oltre a tutto, è anche una filosofia di vita, un modo di vivere. Allora, proviamo a concretizzare questo sogno. Sì. Deve andare in un posto, eseguire un concerto, deve scegliere un compositore ed eventualmente un'orchestra, un direttore. Magari diciamo qualcosa del luogo, dell'orchestra, della città, quale sì. Sente? Ovviamente il mio sogno è quello di suonare nel Teatro La Scala di Milano.
quale concerto? Mi piacerebbe molto il concerto di Tchaikovsky, al quale sono molto affezionata. Beh, quindi è un sogno che penso sia facilmente realizzabile con gli strumenti che lei tocca, con la precisione che sta avendo la sua tecnica e soprattutto con la dedizione che lei mette. E quindi da Palazzo Pisani Moretta facciamo tutti gli auguri, tutti gli in bocca al lupo ad Anastasia, che ha suonato per la Fondazione Enzo Rubi, ma non soltanto, perché ha suonato in fondo anche per chi protegge il patrimonio, per chi ama il patrimonio italiano, per chi ama l'arte, un fondo anche un po' per i pitagorici che non sapevano nulla di tutto questo, anche se sono vissuti in Italia.